Una donna ogni 3 giorni è il dato allarmante che viene dalla Francia per le donne assassinate dal proprio compagno. La statistica fa balzare il paese al terzo posto dopo Germania e Svizzera. Ogni anno, infatti, 220.000 donne affermano di essere vittime di violenza domestica in Francia, ma gli esperti affermano che molti casi non vengono denunciati. Questa settimana, nel tentativo di contrastare le statistiche, l'Assemblea nazionale francese ha votato quasi all'unanimità per introdurre una legislazione che prevede l'approvazione di un braccialetto elettronico progettato a protezione delle donne. È un provvedimento già presente in diversi paesi europei, specialmente in Spagna, dove il numero delle morti è decisamente diminuito. Un segnale che la donna in pericolo può inviare che riduce, se il marito o il compagno sono d'accordo, l'eventuale condanna a loro carico. Secondo il sistema legato al braccialetto, l'aggressore può essere rintracciato appunto attraverso il segnale ed è un giudice a determinare il perimetro entro il quale si può muovere il sorvegliato. L'obiettivo in Francia è lanciare il dispositivo per il 2020.